Scendiamo allora nel racconto del capoluogo. Dicevamo la Proloquo a Scorsese, il carnevale è altro. Chiamerei qui sul palco Leopoldo Cappelletto e Anna Miatto, alla quale poi cediamo la parola. Buonasera a tutti. Allora, nascita e rinascita del carnevale scorsettano. È stata tradizione carnevalesca dagli anni 50 in poi che in occasione dell'ultimo giorno di carnevale i bambini si radunassero nella sala grande dell'asilo parrocchiale dove, con l'aiuto delle suore e di alcune volenterose signorine, si preparavano per la sfilata lungo il borgo fino al municipio. Fra le bambine il vestito da fata era quasi obbligatorio, mentre i costumi da cowboy e da zorro si dividevano equamente fra i maschietti. In uno di questi martedì, verso la fine degli anni 60, il corteo mascherato di bambini si stava incamminando accompagnato da moderati lanci di coriandoli e dagli applausi di genitori e parenti, quando un piccolo carro ricoperto di rami di bambù e stelle filanti e trainato da un asinello sbucò all'improvviso su via Roma e si mise alla testa del corteo. Dal carro, un manipolo di ragazzi mascherati, picchiando su pentole e barattoli come fosse nati, cambiarono di colpo l'atmosfera della sfilata e per qualche centinaio di metri fu grande festa. Quella, forse, è stata la prima vera edizione del Carnevale scorsettano, che negli anni che seguirono e partendo da quello, sgangherato carretto, diventò uno dei più importanti della provincia di Venezia. A promuovere la prima sfilata di carri per il centro di Scorsè fu un gruppo di ragazzi dell'associazione Scout Agesci che, coinvolgendo altre associazioni di giovani, costruirono una decina di piccoli carri con pochissimi mezzi, tanto cartone, buona volontà e fantasia. Durante la sfilata si aggiunsero molti gruppi spontanei di maschere, singoli e famiglie che accompagnavano i carri con musica, danze e scherzi. Ad applaudire ai lati della strada un folto inaspettato pubblico completò il successo della manifestazione. Nonostante questa fosse quasi improvvisata e i carri costruiti da volenterosi ragazzi molto semplici. Gli anni 70 videro poi la manifestazione crescere di qualità e di prestigio fino a diventare negli anni 80 il carnevale più importante della zona. I carri venivano costruiti nelle contrade e a questo contribuì a far nascere una sana rivalità fra le diverse vie del paese che facevano a gara per primeggiare in bellezza e originalità. I lavori di preparazione andavano avanti per mesi, spesso fino a notte fonda. Servivano dunque grandi spazi e riparati e furono per questo usati capannoni dismessi o non ancora utilizzati. Anche i soliti carri agricoli diventavano spesso inadeguati e si ricorse all'uso dei pianali da camion e a grandi rimorchi. Oltre a quelli costruiti in paese, alle sfilate venivano invitati i carri più belli che partecipavano ai carnevali delle province limitrofe e che contribuivano, insieme ai carri nostrani, a far crescere il prestigio e la popolarità del carnevale scorsettano. Raggiunto l'apice del massimo splendore, come succede spesso, purtroppo, anche per questa grande festa iniziò la parabola discendente. Nelle contrade l'entusiasmo che aveva caratterizzato la crescita vertiginosa dei primi anni andò lentamente a spegnersi e così anche i carri del nostro carnevale, dopo anni travolgenti, fermarono la loro corsa. Nel 2010 fu l'Avis, l'Associazione dei Donatori di Sangue, con il suo presidente Stefano Micheletto e la signora Teresa Franchin, a posare la prima pietra della rinascita, quando sembrava ormai che la serata di Halloween con le zucche e i fantasmi stesse per prendere il sopravvento sulla nostra tradizione. Il successo della prima riedizione fece da grande catalizzatore e nuove persone e gruppi di giovani si lanciarono con entusiasmo e idee nell'avventura. Due anni dopo, alla tradizionale sfilata dei carri venne aggiunto un originale e indovinato torneo di scopa, abbinando i simboli del gioco delle carte, quindi le spade, le coppe, i denari, i bastoni, alle contrade del paese, divise in quattro rioni. La gara vede le fasi eliminatorie giocate nei bar del centro, si conclude poi in piazza con una spettacolare partita in costume, con la partecipazione di centinaia di figuranti, contraddistinti dai colori delle quattro contrade. Dopo un decennio di crescita, forze nuove e nuove idee, si preparano a spingere il carro del nostro carnevale, che continuerà così, a portare sulle strade di Scorsè allegria e spensieratezza in uno spirito di collaborazione e partecipazione che avvicinano e fanno crescere la nostra comunità. Grazie di cuore Anna. Io non so se Leopoldo voleva aggiungere qualcosa, va bene così. Grazie, grazie davvero di cuore per averci accompagnato in quella manifestazione che aveva chiuso
l'anno scorso, il periodo ante-Covid, e che da lì nacquero, come diceva ieri sera il Presidente, le riflessioni su come appena sarebbe stato possibile dare un segno di reazione da questo territorio.